Uomini e donne, Gemma Galgani fatta fuori da Maria De Filippi?. Uomini e donne ultime di Gossip, Gemma rischia di essere cacciata via dal programma?. Gemma Galgani rischia di essere cacciata via da, video, cancelletto Uomini e donne?. La dama torinese del programma sentimentale di Maria De Filippi potrebbe essere fatta fuori dalla padrona di casa stessa?. E questo è l'ultimo clamoroso rumors che circola con grande vivacità in queste ore sul web e sui social, dove in molte si chiedono quale possa essere in questo momento il vantaggio della presenza di Gemma a Uomini e donne dopo che è stata rifiutata per l'ennesima volta da Giorgio. Gemma Galgani rischia di essere cacciata da Uomini e donne?. Per coloro che si fossero persi le ultime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 prima dell'inizio della pausa natalizia, infatti, vi diciamo che Gemma Galgani ha scelto di confessare nuovamente il suo sentimento a Giorgio, dicendogli apertamente di essere ancora innamorato di lui e di voler provare a rimettere in piedi la loro storia d'amore. Una scelta decisamente molto forte è quella di Gemma, la quale mai avrebbe creduto che Giorgio le rifilasse un sonoro e deciso no. Il cavaliere toscano, infatti, pur ammettendo di provare un grande affetto nei confronti di Gemma e di considerarla la donna più importante tra quelle che ha conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi, ha deciso di andare avanti e di cambiare pagina in maniera definitiva. Ecco allora che in molti si chiedono cosa succederà a questo punto. Adesso che Gemma ha ricevuto l'ennesimo rifiuto da parte di Giorgio, deciderà di gettare la spugna e di andare avanti, oppure la sua presenza all'interno dello studio di Uomini e donne può essere considerata ormai esaurita, video. Maria De Filippi farà fuori Gemma?. In molti avevano parlato anche di un possibile allontanamento da parte di Maria De Filippi stessa, complice anche le tante polemiche che l'atteggiamento di Gemma Galgani ha suscitato nel corso delle ultime settimane. Molte donne si sono scagliate contro la Galgani, ritenuta il tipico esempio di donna zerbino che si lascerebbe calpestare dagli uomini nonostante i rifiuti. Ma qual è la verità dei fatti? Al momento pensare ad un trono over di Uomini e donne senza Gemma sarebbe alquanto impossibile, visto che la dama torinese, grazie alle sue avventure sentimentali con Giorgio, riesce ad attirare l'attenzione di oltre 3 milioni di spettatori al giorno, e proprio in queste prime puntate del nuovo anno ha registrato il picco assoluto di share con quasi il 25% e punte che sono arrivate al 28%.